dopo aver fatto un ristorante di pesce di altissimo livello a Milano, volevo trovare la ristorazione, ho pensato che richiedeva una cucina più semplice, ma ricca sempre nello stesso tempo di emozioni, di materie prime di altissimo livello. E quindi ho pensato che l'Abruzzo, dopo esperienze passate in terra d'Abruzzo a vedere prodotti e tutto, mi ha entusiasmato il fatto di vedere dei prodotti veramente di altissimo livello che facevano sì che l'Abruzzo poteva diventare a Milano un punto di forza della città, in quanto comunque ci sono tante ristorazioni locali, Piemonte, cose, ma l'Abruzzo ce n'è solo un altro ristorante e basta. Per trovare prodotti di altissimo livello, dalla porchetta agli arrosticini, visitando fornitori, salumi e tutto, dove noi compriamo esclusivamente in Abruzzo. Io sono sempre stato un cliente nella ristorazione, al punto che la mia storia è iniziata con un ristorante all'angolo di casa in Viale Piave a Milano, che oggi è uno dei primi 5 ristoranti a Milano a livello sia di pesce che di carne, e dopodiché ho sviluppato questa nuova avventura perché volevo confrontarmi con un tipo di ristorazione più semplice e più alla portata di tutti, senza mai trascurare l'altissimo livello dei prodotti pesci. Forza di Ovino innanzitutto sono i collaboratori, che ritengo che oggi in una struttura devono essere perfetti e tutto. Poi ci agevola il fatto della materia, come dicevo in precedenza, e vabbè, gli arrosticini è un piatto che vogliono tutti e a cui siamo affezionati, e i primi nostri sono di altissimo livello, e di conseguenza dalla gricia, che ricordo che comunque prima del 1927 Amatrice apparteneva all'Abruzzo, e noi facciamo la gricia come facevano i vecchi pastori in Abruzzo, cioè quindi guanciale, pepe, olio e spaghettino, berrini, tassativo, trafilato in oro. L'altro primo di punta sono le pallottine alla chitarra con il pomodoro, e poi facciamo amatriciana e altri vari primi, tagliatelle al ragù, sia d'agnello che al ragù bianco, gnocchetti con lo zafferano di Navelli e salsiccia.